L'azienda nasce nel 73 come azienda produttrice di camicie, che negli anni per aumentare la produzione ha acquisito nuovi marchi e ha aperto dei stabilimenti propri anche in Italia e all'estero. Poi il marchio Invidia Uomo è un marchio nato successivamente nel 2003 e sviluppato soprattutto inizialmente come negozi diretti, soprattutto nel bacino di utenza in Lombardia, Piemonte e Veneto. Ad oggi poi sviluppiamo appunto il marchio in franchising, siamo partiti con il progetto di sviluppo in franchising. La caratteristica dei nostri prodotti sicuramente è il rapporto qualità-prezzo, il riassortimento e comunque una fascia di prezzo medio e un tipo di stile ben definito, ovvero il nostro cliente si identifica con il nostro marchio, con uno stile ben definito di brand. E per quanto riguarda invece la nostra particolarità di affiliazione, sicuramente ci distinguiamo per il nostro conto vendita e la nostra marginalità, che comunque riteniamo alta per il settore del conto vendita abbigliamento. Il mercato di riferimento sicuramente è l'Italia, ma ad oggi dire di parlare soltanto d'Italia è comunque un errore, perché oggi facciamo parte comunque di una comunità europea e quindi il mercato di riferimento sicuramente è l'Europa. I nostri punti di eccellenza sono il riassortimento dei prodotti, la qualità del prodotto e il fatto di avere sia l'uomo che la donna in un punto vendita, nello stesso punto vendita. Progetti del futuro, appunto, cercare di aprire negozi di qualità, punti di vendita di qualità, ovvero che possano avere un fatturato e rendere felice l'investitore e l'azienda che investe con loro. Mi piacerebbe appunto che le persone che ci ascoltano o vogliono avvicinarsi al nostro marchio e che valutino bene proprio la nostra offerta, perché credo che ad oggi un'azienda che vuole partecipare come vogliamo noi nello sviluppo e nell'investimento dell'affiliato sia importante capire qual è il nostro concetto, ovvero vogliamo partecipare all'investimento. Fare il conto vendita oggi è un grosso sacrificio per l'azienda, un grosso rischio. Noi crediamo nel nostro marchio e quindi rischiamo anche noi in ogni singola affiliazione.